L'idea iniziale era proprio questo: arriva uno tsunami, travolge tutto, e c'è il vento, tutto si muove, il Cristo cade sull'altare e noi siamo appesi e ci sono queste foglie che si muovono spostate dal vento. L'idea originale di questa abside era questa cosa qua, il ribaltare completamente il concetto di un'abside statica, di un'abside stereotipata che è quella, e ti porto dentro qualcos'altro per fare una riflessione. Ti porto dentro l'umanità, ti porto dentro io che sono lì appeso all'interno della gabbia e guardo questo Cristo, io questa volta qui dall'alto verso il basso, e gli dico: senti, ci dai una mano a risolvere il problema. Ecco, però c'è proprio questo intervento forte di un qualcosa che sta modificando completamente lo status quo. Non siamo più nella situazione di prima, è una situazione completamente rivoluzionaria. Io ho sempre avuto una relazione molto particolare con la fede. Essendo un battezzato, ho frequentato da sempre la Chiesa, e la Chiesa è diventata come un punto di riferimento di un qualcosa di cui ho bisogno per capire cosa c'è al di là. Però sono arrivato a 72 anni e non ho ancora capito cosa succede, cosa c'è al di là. Però sono sempre alla ricerca di un qualcosa che oggi, nella mia visione, non è una fede legata al cattolicesimo o al protestantesimo, ma è un'idea di un'energia, di uno spirito molto più grande che governa l'universo. Ecco. Ma la scelta della Chiesa della Grotta è un feeling immediato che ho avuto con il luogo, perché qui potevo lavorare sulle luci, sulle ombre, sui vuoti, sui pieni, riportare tutto a non osservare la scultura nel suo particolare, ma mi interessava l'atmosfera. E l'atmosfera era proprio quella della poesia, della leggerezza, del riuscire a entrare nell'animo delle persone in un luogo che però rimaneva chiesa, non è che diventava altro, rimaneva nella sua intera spiritualità ortodossa. E portando degli elementi contemporanei della mia fede, del mio modo di vedere la fede, che però andassero in comunicazione con quelli esistenti. E chiaramente in questo intervento c'è sempre la mia ricerca di portare qualcosa di nuovo in ogni mostra. E quindi tutta la parte dell'abside è la parte nuova che non si era mai vista, che comunque doveva continuare un discorso che io negli ultimi anni faccio, che è legato ai limiti della scultura figurativa, che ha sempre bisogno di uno spazio, è sempre molto legata, e io mi sto spostando su quelle che io chiamo messe in scena e non installazioni, in cui utilizzo materiali diversi per avere l'opportunità di chiarire meglio il mio pensiero su alcune cose. E uno di questi degli elementi che io ultimamente amo molto sono le foglie e le reti, perché danno questa idea da una parte di caducità dell'uomo e dall'altra la rete è quella che ci ingabbia, ma nello stesso tempo la rete può essere anche la rete evangelica per chi ci crede. Quindi io vivo sempre questa dualità da miscredente in cui cerco di tamponare me stesso alle mie fughe, ma nello stesso tempo di dare l'opportunità alle persone di leggere ognuno quello di cui ha bisogno. E questo intervento raccoglie un po' questa idea, utilizzando anche delle gabbie di ferro, un intervento molto stratificato dove la gabbia non è solo la rete, ma ci sono sotto altre gabbie e altre gabbie presentano. La foglia è un elemento negli ultimi anni fondamentale nelle mie messe in scena, perché l'idea proprio della caducità. Noi viviamo, siamo come delle foglie, no? Segna le stagioni, cadiamo, che però è un elemento che si rigenera, diventa humus della terra e quindi va a alimentare di nuovo questa pianta, e quindi ritorna questa mia idea di ciclicità, dell'energia dell'universo, e nello stesso tempo è colore, la foglia è un gran colore, molti non si rendono conto, ma la foglia, io vado a scegliere le foglie di vari colori diversi, raccogliendole io, andando a vedere dove sono messe e perché, perché le foglie hanno un sacco di colori. Ed è qui, ad esempio, ci sono giocati su un sacco di gialli, di rossi, di bruni,
La foglia diventa un elemento pittorico in questi miei allestimenti ed è l'elemento poi che fa da congiunzione tra tutto quello che è scultura, è la parte, chiamiamola così, impalpabile, la parte leggera, mentre poi dopo tu ti incontri con la materia greve, con il ferro, con l'argilla, col cotto, e che è quella pesante. Quindi c'è sempre questa ricerca tra materia e spirito. La foglia serve a questo, a dare questo senso di leggerezza. La mia è un po' come una missione di cercare di fare da ponte, di ricucire una lacerazione che c'è tra lo spettatore, e il fruitore e l'artista. Secondo me le mie messe in scena, essendo delle cose che molto effimere, caduche, servono solo a portare lo spettatore, non dico uno spettacolo, ma un momento di riflessione. E quello poi è un oggetto che sparisce, è fatto di foglie, è fatto di reti, è fatto di piccole cose, che una volta finito il suo scopo può anche andarsene via, non necessariamente deve essere un'opera da museo. Ecco, sotto quel profilo io non le ritengo delle opere d'arte canonicamente, sotto il profilo ortodosso del termine arte, non sono assolutamente, secondo me, delle opere d'arte. Per me l'opera d'arte è quella che oramai ha superato i 100 anni ed è condivisa da una gran parte di persone. Ecco, oggi si tende a dare il termine arte, lo si applica a tutto ed è un grandissimo errore. Bisognerebbe riprendere a chiamare scultura scultura, pittura pittura, installazione installazione, messa in scena la messa in scena, e l'arte è quella che viene fuori da un setaccio della storia. Se no non ci si capisce più, perché tutto è arte e niente è arte, insomma.